Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio rispondere a un tag che mi piace tantissimo, che si chiama il tag del viaggiatore. Io che sono una viaggiatrice non potevo non restare affascinata da questo tag. Inoltre, l'anno scorso avevo risposto a due tag sempre sui temi dei viaggi, però erano domande molto diverse, quindi se volete andare a vedere i video che avevo già fatto ve li lascio nelle schede, però questo è comunque un tag simile ma diverso perché le domande a cui risponderò adesso comunque in quei tag non c'erano. È stato ideato da un canale che si chiama Caro in collaborazione con un gruppo Facebook di cui però non ho trovato il nome, ma se riesco a trovare tutti i riferimenti ve li lascio in descrizione. Basta con le premesse però e partiamo subito con la prima domanda. Quali sono i paesi che hai visitato fino ad ora? Dunque, io ho visitato l'Italia abbastanza, lo diamo per scontato perché sono italiana, tuttavia conosco degli italiani che non si sono mai mossi da casa, quindi comunque io ho visitato un po' l'Italia, poi ho visitato la parte sud della Spagna, poi ho visitato la Francia praticamente nella sua interezza, perché l'ho vista da nord a sud, da est a ovest, tuttavia mi mancano ancora delle zone perché ci sono dei luoghi comunque che ancora non ho visto, ma sono proprio pochi e sono comunque luoghi che intendo prossimamente andare a vedere. Poi sono stata in Grecia, ho visto una piccola parte di costa e poi sono stata a Creta. Poi ho visitato la Croazia e anche su questo trovate dei video sul mio canale. Poi sono stata in Slovenia, sono stata in Svizzera, sono andata in Irlanda, sono andata in Turchia, in Tunisia, sono stata a Malta e sono stata in Belgio. Questi sono i paesi che ho visitato fino ad ora, ma intendo visitarne molti altri da qui alla fine dei miei giorni, quindi spero di ampliare molto questa lista. Vado avanti con le domande. Qual è il posto più lontano in cui sei stata? Dunque, io ho visitato principalmente l'Europa, quindi non sono mai stata lontanissimo. Diciamo che tra tutti quelli che ho visto io, forse a livello geografico rispetto all'Italia, il più lontano forse l'Irlanda perché si trova a nord e se parliamo di sud forse il più lontano è la Turchia, però comunque sono tutti posti abbastanza vicini. Però diciamo che tra quelli che ho visto, forse quelli lì sono quelli che si trovano a una distanza geografica maggiore. Quanto è durato il tuo viaggio più lungo? Dunque, il viaggio più lungo che io ricordi è stato quello che abbiamo fatto in macchina per arrivare al nord della Francia, perché il nord della Francia è abbastanza vicino se voi prendete l'aereo, ma se andate in macchina partendo dall'Italia diventa un viaggio lunghissimo. E avevamo impiegato 2 giorni per arrivare perché avevamo deciso comunque di fare 2 tappe a metà strada perché era veramente un viaggio lunghissimo. Forse, non so, erano più di 1500 km forse, quindi era veramente un viaggio lunghissimo perché siamo arrivati proprio sulla punta in cima a nord della Francia, quindi quello è stato veramente un viaggio lungo. Quanti anni avevi la prima volta che hai preso un aereo? Io la prima volta che ho preso l'aereo ero già adulta, non ricordo l'età precisa, ma comunque intorno ai 30 anni più o meno. Quando ero piccola o quando ero ragazzina non avevo mai avuto occasione di prendere l'aereo, quindi insomma l'ho preso molto tardi rispetto forse alle altre persone. Il miglior locale ovunque nel mondo in cui hai mangiato. Dunque, se io devo parlare del miglior locale in cui ho mangiato, vi devo citare per forza un locale che si trova nella mia regione a pochi chilometri da casa mia. Io quando vado in giro, quando viaggio, non vado tanto in giro per ristoranti perché comunque preferisco vedere altre cose che farmi il giro di tutti i ristoranti. Quindi solitamente affittiamo un residence, faccio da mangiare io, quindi difficilmente andiamo a mangiare fuori. È capitato anche più di una volta, però comunque sempre locali scelti per fare un pasto veloce, quindi non siamo mai andati alla ricerca, diciamo, dei sapori o comunque fare un viaggio gastronomico, non è una cosa che è nelle mie corde, perché a me in realtà me ne frega proprio poco di andare a scoprire ristoranti e cose del genere. Quindi, se devo parlare del miglior locale, io vi cito questo locale che comunque si trova in Liguria, in una località che si chiama Lencisa,
Ed è una trattoria molto informale nella campagna, ma si mangia veramente benissimo. Vi lascio in info box il sito di questo locale, così se per caso siete liguri potete sperimentarlo e se non siete liguri potete comunque andare un po' a curiosare per vedere che cosa hanno nel loro menù. Quindi si mangia sempre meglio, secondo me, vicino a casa propria alla fine. Andiamo avanti con le domande. Tre cose che ti porti sempre dietro ovunque nei viaggi. Dunque, io quando viaggio mi porto sempre dietro la macchina fotografica, la cartina e solitamente un libro da leggere, perché magari alla sera, dopo cena, mi rilasso e mi metto a leggere un libro, cosa che in realtà faccio anche a casa, però in vacanza, a maggior ragione, mi piace ancora di più. Settima domanda: visiti più volte un posto o preferisci ogni volta un posto nuovo? Io di solito preferisco ogni volta un posto nuovo perché comunque mi piace viaggiare e scoprire sempre posti nuovi. Tuttavia, mi è capitato più di una volta magari di vedere un luogo più volte o di tornare su un luogo magari più di una volta. Però se diciamo devo rispondere secondo quello che sarebbe il mio ideale è vedere ogni volta un posto nuovo. Ottava domanda: c'è un posto dove se potessi ti trasferiresti subito? Dunque, a caldo mi verrebbe da rispondervi la Francia, perché sono legata effettivamente alla Francia. Però credo anche che poi alla fine, se mi dicessero va bene, ok, trasferisciti, poi non credo che lo farei veramente, sono onesta, perché l'Italia ha sicuramente tanti difetti, noi italiani spesso ci lamentiamo. Però io in realtà in Italia ci sto bene nella mia città, sto bene comunque nel mio contesto, quindi alla fine credo che non mi trasferirei veramente. Però se devo dare una risposta così, tanto per chiacchierare, allora vi dico che probabilmente sarebbe la Francia. Poi, nona domanda. Ti piace sperimentare la cucina dei luoghi che visiti? Lo dicevo prima, io non sono una grande appassionata di cucina, non sono una grande appassionata di cibo, non mi piace granché andare a girarmi tutti i locali per sedermi a tavola e mangiare. Io ho sempre mangiato abbastanza poco, il minimo indispensabile, perché comunque non è una delle mie grandi passioni. Poi per carità ci sono delle cose che mi piacciono e le mangio anche volentieri, quindi non è che io mi tenga così ristretta, in realtà poi mangio normalmente, però diciamo che rispetto alle persone comuni forse mangio un pochino meno degli altri e quindi non ho questa grande passione per la cucina. Questo è sempre stato così, fin da quando ero piccola non ho mai mangiato grandi quantità di roba. E quindi in realtà non è che mi piaccia poi così tanto, però se sono comunque in vacanza in un posto nuovo e qualcuno mi propone di andare a mangiare fuori da qualche parte, magari per assaggiare qualche ricetta particolare, io posso anche accettare, però deve essere comunque qualcosa che rispecchia i miei gusti, perché ci sono delle cose che ad esempio io non mangerei mai, neanche se mi pagassero, ad esempio il pesce crudo. Il pesce crudo mi fa senso, io non lo mangerei mai, quindi se vado in vacanza in un luogo dove il piatto tipico il pesce crudo, io faccio a meno del piatto tipico perché è una cosa che proprio mi fa senso. Andiamo avanti. La meta del tuo prossimo viaggio. Dunque, non ho ancora deciso, però stavamo pensando di andare a Rodi, quindi in Grecia, oppure di rimanere in Italia e di andare a visitare la Sicilia. Quindi ci sono queste due mete che sono lì, diciamo, in gioco. Però ancora quale delle due non abbiamo deciso, perché comunque sarà una vacanza che faremo a settembre, forse nella seconda metà di settembre, quindi c'è ancora un po' di tempo e le stiamo ancora valutando. Tuttavia, abbiamo già fermato sia il luogo in Sicilia sia il luogo a Rodi in modo da poter decidere fino quasi all'ultimo momento, insomma, perché abbiamo l'opzione della cancellazione gratuita, quindi io li ho fermati tutti e due e poi vediamo. Qual è la città o il paese più bello in cui sei stata? Dunque, io sarò ripetitiva, però il luogo che mi è piaciuto più di tutti è la Francia, perché la Francia ha un sacco di paesaggi tutti diversi e ci sono un sacco di luoghi veramente molto particolari. Voi non pensate solo alle grandi città più famose, tipo Parigi o comunque la Costa Azzurra, che è bellissima, ho fatto anche un video sulla Costa Azzurra, però voi provate a immaginare la Francia inesplorata.
perché io ho visto anche degli angoli un pochino più inesplorati della Francia e vi assicuro che ci sono dei paesaggi, dei luoghi veramente molto molto particolari. Quindi la Francia è sicuramente il luogo che a me è piaciuto di più e quello che considero tra i più belli che ho visto. Poi ovviamente ce ne sono tanti altri posti belli che ho visto, quindi non è facile rispondere a questa domanda, ma se devo sceglierne uno, sicuramente è la Francia. Dodicesima domanda: qual è la tua città preferita? Dunque, io vorrei dare una risposta che forse per alcuni può sembrare banale, ma la mia città preferita è quella in cui abito, ossia Genova. Sono di Genova ed è una città che io con il tempo ho imparato ad apprezzare e ho imparato ad apprezzarla talmente tanto che adesso è la mia città preferita, perché a me piace tantissimo Genova, sia come diciamo paesaggio, sia come clima, perché ha un clima comunque che rispetto ad altre città è favoloso, perché io che sono freddolosa, comunque a Genova diciamo che me la cavo abbastanza bene anche in inverno, anche se è una città dove c'è molto vento e quando tira vento ed è vento freddo, vi assicuro che non è piacevole. Chi è di Genova forse mi può capire, però tutto sommato rispetto ad altre città dove il clima è molto umido, molto freddo, molto grigio, non so, ad esempio pensiamo a Milano, pensiamo a Torino, insomma quelle città così, è sicuramente una città che in inverno è più vivibile, quindi mi piace anche il clima e mi piace anche tutto sommato quello che offre. Io però devo dire che vi parlo così perché io ho vissuto la Genova degli anni 80, quando davvero era una città grigia, dove non c'era niente, era una città industriale che davvero non offriva niente e non aveva nulla di particolare. Poi negli anni hanno cominciato a, diciamo, ad aggiustarla, hanno cominciato ad aprirla al turismo, hanno fatto un sacco di cose e quindi adesso che è una città anche turistica, una città abbastanza vissuta, soprattutto in alcuni periodi dell'anno, devo dire che mi piace tantissimo. Forse sarà perché faccio il paragone, tra la Genova degli anni 80 e la Genova attuale. Quindi io che ho vissuto tutte e due le versioni, devo dire che adesso la apprezzo veramente tanto. Ci abito da sempre perché sono nata a Genova e sono veramente contenta di essere a Genova, ci sto volentieri, mi piace. Poi ovviamente ci sono delle zone di Genova che non mi piacciono per niente, dove io evito accuratamente anche di andare perché sono zone magari un po' più difficili, diciamo, però diciamo che la parte soprattutto del centro, comunque le parti che non sono di periferia, ecco, diciamo, a me piacciono tantissimo. Poi abbiamo una bellissima riviera perché mi piace molto anche la riviera Ligure, insomma ci sono un sacco di paesini sul mare molto caratteristici e quindi insomma Genova è la mia città preferita. Però basta, altrimenti vi parlo di Genova per mezz'ora e non la finiamo più. Ultima domanda: un posto che vorresti visitare? Dunque, partiamo dal presupposto che io vorrei visitare un sacco di luoghi perché mi piacerebbe proprio fare il giro del mondo, quindi mi piacerebbe andare in un sacco di posti diversi. Tuttavia, c'è un luogo che mi piacerebbe tantissimo visitare e che spero veramente prima o poi di riuscire a vedere, che è l'Isola di Pasqua. L'Isola di Pasqua è un luogo che davvero mi attira tantissimo, è lontano, probabilmente costosissimo andarci, però davvero mi piacerebbe proprio tanto andare a vedere l'Isola di Pasqua. Poi ovviamente ce ne sono tanti altri, però la domanda chiede di nominarne uno e quindi io vi cito quello. Questa era l'ultima domanda, spero di avervi tenuto compagnia. Fatemi sapere nei commenti se c'è qualche risposta che voi avreste dato in un modo diverso. Se vi va di fare questo tag, io ovviamente vi taggo, invito tutti quanti a farlo perché siamo comunque nel periodo estivo, periodo di vacanze, di viaggi, quindi secondo me è un tag leggero da fare, molto carino da ascoltare, magari anche per i vostri iscritti al canale. E con questo io mi fermo, vi invito ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto, lasciate un like se il video vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.